Andiamo a Ludopoli, come ha detto la mamma. Anzi, vediamo qua se possiamo catturare. Anzi, no, non abbiamo delle Pokéball, quindi non possiamo catturare Pokémon. Ehi, tu, fermo. Credo siano le. Ecco. Ma ciao, Rix. Ma guarda un po', allora tua madre finalmente si è decisa a darti il tuo primo Pokémon. Immagino dunque che tu stia partendo ad esplorare il mondo e incontrare tantissimi nuovi Pokémon. In tal caso, vieni con me. Allora, come pu puoi vedere, quest'erba è più alta di quella normale ed è anche più pericolosa perché dentro si nascondono i Pokémon selvatici. Tutti i Pokémon che incontri nell'erba alta possono essere catturati utilizzando degli oggetti speciali chiamati Pokéball. Ecco, prendine un po'. Di solito ce ne dovrebbe dare 10 se non sbaglio, quindi abbiamo 10 Pokéball. Rick sistema Pokéball in tasca Pokéball. Per poter catturare un Pokémon bisogna però prima indebolirlo un pochino, attaccandolo. Quando la sua salute è bassa, allora puoi provare a lanciare una Pokéball per provare a catturarlo. Forza, prova anche tu. Quindi dobbiamo andare qua nell'erba. Subito. Primo loco d'erba. Weedle, quindi i primi Pokémon ce li abbiamo. Sono vecchi, insomma. Allora, vediamo un po' come sono. Allora, borsa squadra, fuggi. Allora. Lotta, botta e fuori mi sguardo abbiamo per il momento, quindi io direi di fare botta. Ok, veleno spina. È super efficace. Proviamo a utilizzare di nuovo botta. Ok, e direi di iniziare già subito a usare la Pokéball perché in realtà non dovrebbe andare KO Weedle se lo utilizzasse un'altra volta. Botta, però non so. Ah, 5 ci hanno dato i Pokémon. Use. Vediamo un po' se riusciamo a catturarlo, no? E vai. Comunque, se vedete anche da dietro è legata la maschera che ha davanti. È molto bella l'animazione. È così bello giocare con i Pokémon, vero? Sì. Possiamo muoverci? Ok. Allora, qua dietro c'è una Pokéball, quindi. Allora, un attimo con i comandi mi devo abituare. Antiparalisi. Ok. Ah, e le Pokéball rimangono. Che bello. Allora, qua dietro, se non sbaglio, dove è morto nostro papà, ci dovrebbe essere un'altra. Quindi andiamo qua. Trovata una pozione. Perfetto. Qua c'è erba, qua c'è erba, qua c'è erba, qua c'è erba. Qua c'è erba, qua c'è erba, qua c'è erba. Ok, un altro incontro. Perfetto, allora adesso proviamo a catturarlo. Ok, a metà di vita. Vediamo. Uno, due, tre, sei. E vai ragazzi, abbiamo catturato anche PJ. Ora abbiamo Shailene OP praticamente perché ha 16 di vita, quindi molto bene. Allora, direi di passare al percorso successivo. Sfidiamo questo allenatore. Ora ragazzi, un Pokémon nuovo, solo che io ho Shailene con un PH di vita. Quindi, visto che è a livello 2 sto Pokémon, metterei una bellissima pozione, l'ultima che abbiamo, su appunto Shailene, perché PJ è ancora bello potente. E perfetto, ho usato ruggito, quindi nessun danno. Stanno finendo le Pokéball anche. Ne abbiamo tre. Ne diamo un po'. Uno, due, tre. E anche lui l'abbiamo catturato. Perfetto. Ragazzi, ma perché sto Rattata a livello 100? What? Perché? Non posso neanche scappare perché ho un. Ma stiamo scherzando, ragazzi. Ma mi ha lisciato tutti! Ma che senso ha? Ma.
Ma perché, ragazzi? Adesso devo spiegarmi perché questo Rattata è a livello 100. Guardate, me li shotta tutti, non ho più Pokémon. Ma è una cosa normale, ragazzi. Pivello, tu hai letto in sua squadra un pezzo contro il mio invincibile Rattata. Gennaro! Mamma? Cosa stai facendo qui fuori? Ti avevo detto di pulire la tua stanza. Torna immediatamente a casa. Ma mamma, stavo giocando. Fai silenzio, Gennaro, sbrigati e torna a casa. Bello. Bello, ragazzi. Questo mini easter egg. Per fortuna, ragazzi, che aveva rianimato tutti i Pokémon. Perché sennò a quest'ora eravamo finiti. Ragazzi, come Pokémon avevo in mente di tenere PJ sicuro. Forse quel nuovo Pokémon, quello Swaclot, una roba del genere, non mi ricordo. Quel Pokémon di tipo volante, credo sia. Poi vabbè, il Pokémon iniziale, lo starter, Shy Lion e PJ appunto. E poi non so, Weedle no, perché Weedle proprio non mi è mai piaciuto. Sì, cambiamo Pokémon, mettiamo appunto, era Sparkle, che bel nome ragazzi, Sparkle. Sono curiosa di vedere le sue evoluzioni perché è il primo Pokémon che ho preso della, no, è il secondo Pokémon appunto che ho preso di questa generazione. E adesso possiamo andare verso la città. Non c'è, ragazzi, il cartellino che appare sopra che dice in quale città siete. Vediamo se quello scrive, che non mi ricordo, Lucidopoli, una roba del genere. No, credo mi dicesse tipo questo è il Pokémon di questa città. Che bello. Curiamo i nostri Pokémon. Ok. Tra l'altro, ragazzi, sia le animazioni, anzi no, le animazioni laggano ancora un pochino, però comunque la grafica è molto bella secondo me. Per esempio, guardate questo vecchio. È fatto bene. Perché di solito sono più bassi i personaggi dei giochi Pokémon, quelli non diciamo scarsi perché sono comunque belli, però dei primi giochi. Adesso ci sono quelli in 3D, però adesso comunque stanno uscendo quelli nuovi. Non è che puoi fare quelli in 3D perché sono un po' difficili da fare. L'animazione di quando corre mi lagga un po'. Parliamo con... Ah, Ludopoli, ecco. Ludopoli è una città tranquilla, infatti la mia mamma mi permette di stare fuori anche di notte. Quindi non dorme questo bambino. Bello, sonnambulo. Qua, come funziona qua? Posso saltare? No, al contrario. Ragazzi, sono arrivato nel laboratorio dove lavora Ezio e ci ho parlato, mi sono dimenticato di iniziare a registrare, quindi parto da adesso. Ciao Rix, come sta procedendo l'avventura? Lasciami controllare quanti Pokémon hai catturato. Vediamo, hai catturato 4 Pokémon della zona. Non male, continua così. Ritorna da me quando ne hai catturati altri. E cosa doveva aiutarci? A niente. Sinceramente, ragazzi, mi aspettavo che Ezio ci avrebbe detto qualcosa di molto più importante. Allora, di qua sono già andato, sì, nella casettina. Quidrix e il nostro Shailion è tutto e noi ci rivediamo a un prossimo video! Ci parleremo poi nel prossimo episodio. Appunto direi che per questo episodio può essere tutto ragazzi. Abbiamo catturato 3 Pokémon, abbiamo ricevuto il nostro primo Pokémon. Sappiamo che nostro padre è morto, cioè è scomparso in realtà. E uno di questi tizi qua, perché vi ricordo anche nell'ombra del tizio, quello iniziale, c'erano due cerchi sulla faccia, quindi penso siano delle maschere a gas o una roba del genere. Comunque, è stato rapito da questi tizi qua. E noi dobbiamo scoprire chi l'ha rapito e dobbiamo riportarlo a casa.
ma lo faremo nei prossimi episodi. Quindi ragazzi, vi ricordo come al solito di lasciare un bel like, un commento, condividere il video, iscrivervi al canale, passare dai social che trovate qua sotto in descrizione, dirmi secondo voi com'è la serie, se vi piace o no, se devo continuarla o no. Comunque a me piace un botto, quindi penso di continuarla. Quidrix e il nostro Shailion è tutto e noi ci rivediamo a un prossimo video!